direttore del complesso Briatore dei Claudi di Palo, ma nello stesso tempo. Tutto sommato non si è andato male. Grazie. Allora, il mio intervento sarà così articolato. Vi farò degli esempi di alcune canzoni popolari lombarde, inserendo nel dibattito. Vi parlerò molto brevemente, molto succintamente, di tre personaggini di nome Iannacci, Gaber e Nanni Svampa, per chiudere poi con la mia esperienza legata al teatro, perché io credo che la mia esperienza teatrale, ma l'esperienza teatrale in genere, abbia molto a che fare col mantenimento della tradizione barra innovazione. Innanzitutto, la prima riflessione che vi porto proprio dallo studiare la canzone popolare lombarda è che ciò che noi chiamiamo tradizione è sempre in continua innovazione, sempre in continua evoluzione. Un canto come La Bella Gigogina, ad esempio, un canto che noi assolutamente associamo alla tradizione lombarda e che noi abbiamo giustamente attribuito alla riscossa patriottica per l'unità nazionale, è un canto che durante la battaglia di Magenta è una musica che è stata eseguita sia dall'esercito franco-piemontese sia dall'esercito austriaco. Cioè, hanno usato lo stesso inno di battaglia, quindi proprio perché una musica ogni volta che viene gettata sul campo viene poi continuamente, come diceva la dottoressa Lavagnino, rifunzionalizzata a seconda delle esigenze. La stessa Bella Ciao, che è un canto nazionale, nazional popolare per eccellenza, nasce, cioè noi lo conosciamo come canto partigiano, ma è nato in Lombardia come canto delle mondine. Cioè, la Bella Ciao, che se voi ci pensate nel canto partigiano non si capisce perché si saluta una bella, erano le mondine che partivano da Lombardia per andare in Piemonte. Cioè, nasce come canto delle mondine. Un altro esempio che potrei citarvi, un canto tradizionale lombardo come il feroce monarchico Bava, è un canto che quando Roberto Levi stava recuperando attenzione popolare ha avuto un'esplosione circa negli anni 70, perché è un canto che parla di barricate, di scontro del popolo contro il potere. Era la stagione del 68. Quindi il periodo storico influenza molto su come la tradizione viene recepita, studiata, cantata e portata avanti. Lo stesso Tamburo della Banda d'Affoli, un canto abbastanza popolare, per essere reso più esportabile è stato tradotto in italiano. Molti, chi lo canta ancora, le nostre nonne cantano e lui confonde il Trovatore con la Semiramide, Bella Figlia dell'Amore, eccetera. Ma Bella Figlia dell'Amore non è un'area del Trovatore, ma del Rigoletto. Infatti, originariamente il canto era lui confonde il Rigoletto con la Semiramide. Soltanto questa trasposizione in italiano è sempre impossibile, parlando di contaminazione. È stata dovuta rendere in italiano perdendo il significato originale. Ecco, appunto, la canzone milanese in generale è sempre stata molto contaminata, molto innovativa. Io, come vi dicevo, vi parlo di Gaber, di Iannacci e di Nanni Svampa. I primi due hanno fatto un'operazione di recupero di una certa canzone popolare, trasformandola con la strumentazione dell'epoca, cioè con quello che facevano. Pensate a un canto come Crapo operato la fatto un tecnica mio sopra lei. Noi la conosciamo su una ritmica jazz, che il jazz non fa parte della tradizione lombarda, questo perché la versione più famosa del canto, di cui sapevano solo le parole, è stata trasportata da Lino Patruno, che è stato il primo grosso jazzista italiano. I brani come La Balilla, ad esempio, inciso sia da Gaber che da Iannacci, hanno come retroterra culturale il cabaret. Roberto Levi individuava questo rischio, cioè che alcune canzoni passassero più che altre dalla tradizione, proprio perché maggiormente fagocitabili nella ristrutturazione cabarettistica. È stata comunque un'operazione valida nella misura in cui ci ha permesso, per quanto contaminate, di avere dei canti della tradizione. Gaber e Iannacci hanno creato una nuova tradizione lombarda. Un brano come Buttare scarpe tennis piuttosto che Barbiere Champagne sono ormai canti che fanno parte della nostra tradizione, ma sappiamo che sono nati negli anni 60. La canzone milanese per eccellenza, O mia bella Madonnina, non è un canto popolare tecnicamente parlando, nel senso che è nato nel 1934. Tra l'altro, una vicenda estremamente ironica, perché è stato un canto composto da Giovanni Danzi,
perché lui suonava in questo locale e tutti i nuovi immigrati napoletani piuttosto che siciliani che l'ha presi gli chiedevano di suonare delle pizziche piuttosto che... Lui, a fine di una serata, frustrato da questa cosa, ha scritto Mia bella Madonnina, che è diventato il canto in cui tutti i calabresi, che conoscono, cioè una cosa, a mio parere, un'ironia della storia meravigliosa. Chiudo citandovi la mia esperienza teatrale. Io faccio uno spettacolo intitolato Storia di Lombardia e dintorni, in cui porto la tradizione lombarda sotto tre punti di vista. Diciamo l'aspetto più innovativo, cioè le mie canzoni dialettali, che io scrivo pensandole in dialetto, anche su questo ci sono delle riflessioni mi pare interessante. La tradizione di Giorgio Gaber, di Nanni Svampa, grandissimo filologo, ecco, dei tre Nanni Svampa è quello che ha sempre provuto attenzione proprio nei riguardi di quegli aspetti filologici. Noi, grazie a Nanni Svampa, sappiamo qual è il più antico canto documentato milanese, com'è di rutto mediolano, datato 1176, lo sappiamo grazie a lui, altrimenti sarebbe una cosa che si sarebbe persa. Quindi lui ha fatto un lavoro di incisione di questa canzone creando la musica, che è un aspetto che forse tradizionalmente poteva sembrare un'eresia, però noi abbiamo avuto finalmente percezione di quel canto. Noi sappiamo che c'è un canto antichissimo, la musica non sarà quella, ma le parole sono fedeli, e questo lo sappiamo anche grazie al lavoro di questi innovatori che cercano, in realtà in un rapporto un po' compromesso con la realtà, perché alla fine con la realtà ci si deve sempre un po' venire a patti, di portare avanti comunque un discorso di un certo rigore. Ecco, nella mia esperienza proprio di teatro canzone, io molto spesso sfrutto, per così dire, canzoni come il Portale Scarpe Tennis, come Barbiere e Champagne, per poi andare a riproporre canzoni molto più antiche, come ad esempio Mamma mia da 100 lire, come Mamma mia mi sostituiva del fan dall'aspa, eccetera, spiegando quelle che sono le origini proprio filologiche di quei canti. Quindi il teatro, a mio parere, può essere un mezzo con cui questi canti possono avere ancora una loro dimensione. E qui mi verrebbe da fare una riflessione, in quanto io, diciamo, musicista, io autore, non mi piace il termine musicista, io mi definisco un cantautore, cioè un cantautore di teatro canzone, debba dialogare con una professoressa Caruso, con il professor Azzori, con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, proprio perché nel momento in cui si fa questa operazione di riproposizione in teatro è certo necessario un rigore che il mondo accademico e in realtà come la FTP possono offrirci. Io ho finito qui.